Oggi un episodio davvero davvero sincero. Benvenuti nel primo episodio del 2021 di What Joe Eats in a Day, ovvero la mia challenge alimentare. All'inizio avevo pensato di tematizzare con un colore, potrebbe essere un'idea per i prossimi episodi, ma per il momento, dato che i bagordi delle feste mi hanno portato a mettermi, come tanti altri di voi immagino, a dieta, ho deciso di portarvi un episodio, appunto, come dicevo prima, sincero, su una mia giornata alimentare tipo con la dieta. Ho provato diverse diete, la più efficace che ho utilizzato è stata mela rossa, ma per un problema tecnico del sito non ho più potuto registrarmi perché ho usato tutte le mail in mia dotazione. Di conseguenza ho fatto un controllo incrociato. Avevo provato già quest'estate la dieta delle combinazioni alimentari e mi ero trovata piuttosto bene, motivo per il quale l'ho scelta un po' come fil rouge dei miei pasti, nonostante però io abbia deciso di scaricarmi l'applicazione Yazio. Cos'è Yazio? Yazio è un'applicazione appunto per fare la dieta, in sostanza, dove tu comunque metti i tuoi obiettivi, le cose a cui non puoi rinunciare, via dicendo. Non ti crea una dieta, o almeno se fai la versione pro, quindi quella a pagamento, allora ti programma anche la dieta, ti dà diverse ricette anche da provare. Io ho fatto la versione demo assolutamente gratuita, ma perché ho delle conoscenze pregresse sull'alimentazione sana, quindi non mi sembrava il caso. Al di là di questo, faccio una premessa prima di partire con la mia giornata, dicendovi che comunque è sempre bene affidarsi a specialisti per quanto riguarda le vostre diete, soprattutto se avete patologie, disturbi alimentari. Non affidatevi a siti e cose del genere. Io lo sto facendo, ma perché ho già sperimentato sulla mia pelle diversi metodi, tra cui affidarmi a uno specialista. Riesco bene a gestire la mia dieta sana. Se è la prima volta che vi approcciate una dieta, o comunque non avete bene un'idea di qual è il range di peso che potete raggiungere o via dicendo, affidatevi assolutamente a un esperto, almeno qualche volta. Non dico che poi dovete affidarvi per tutta la vita a un esperto. Una volta che poi l'esperto in questione, che sia un dietista, un nutrizionista, un dietologo e via dicendo, vi ha suggerito delle linee guida per la vostra alimentazione, sicuramente saprete anche meglio gestirvi da soli. Come funziona Yazio? Yazio è un'applicazione che si basa sulle calorie, quindi ti dà un modo comunque di avere un'alimentazione piuttosto libera, tenendo però presente che hai un range di calorie da rispettare quotidiano. Quindi chiaro che non puoi tutti i giorni mangiare dolci, carboidrati a profusione se vuoi dimagrire. Ogni tanto te lo puoi concedere, pur rimanendo però nel range quotidiano, quindi delle 24 ore, delle calorie. La mia dieta, per quello che voglio perdere in metà dell'anno praticamente, si basa su 1460 calorie al giorno. Questo non va bene per tutti, nel senso che va bene per me, per i dati che ho inserito, per quello che voglio ottenere, però non va bene per tutti, quindi assolutamente nel caso non basatevi su questo numero di calorie per strutturare una vostra dieta, né cercate di seguire quello che vi farò vedere oggi. Questo è solo un esempio, pur parler, per divertirci, per farvi vedere un po' come cucina e via dicendo. Non è una regola alimentare quella che vi sto per suggerire, ma comunque è una modalità che io ritengo sana per fare una dieta comune, insomma. Partiamo dalla colazione. A colazione io, come al solito, mi preparo un buonissimo caffè, una tazza di caffè, poi non ne bevo più per tutto il resto della giornata, perché comunque non fa benissimo bere caffè, e già una media di 3 tazzine è buona, cioè per tenersi su è buona, quindi me lo faccio solo la mattina in modalità caffè americano, quindi lo allungo con acqua o con latte di soia nel caso nostro. Appunto, l'ho allungato con 100 ml di latte di soia. Ho mangiato 8 biscotti Privolat, quindi di quelli senza lattosio, perché appunto voi sapete che io ho un'intolleranza abbastanza potente che si sta aggravando con gli anni, perché a furia di non mangiare latticini comunque la cosa si aggrava, ma vabbè. Ho deciso di ricominciare a bere la spremuta d'arancia la mattina, per la precisione avendo sia arance che mandarine. Ho fatto un mix
e ho spremuto un'arancia e un mandarino per fare poi il mio bicchiere di spremuta. Yazio suggerisce di cominciare comunque ogni pasto con un bicchiere d'acqua per facilitare la digestione. Non so, sembra un po' una leggenda metropolitana, però effettivamente mi sto trovando abbastanza bene e quindi poi consumo questa buonissima colazione, comunque soddisfacente. Non è una colazione da re, da hotel a 5 stelle, però è una colazione soddisfacente per essere una colazione da dieta. E ovviamente registro tutto sull'applicazione. A pranzo mi sono calcolato appunto le calorie suggerite per il pranzo dall'applicazione. Mi sono preparata col metodo classico, diciamo, 70 grammi di spaghetti. Poi mi sono fatta il condimento in padella con aglio e cipolla, un tappo d'olio che corrisponde penso a un cucchiaio, un cucchiaino, e i ceci, che ho scoperto tra l'altro che scoppiano come i popcorn se tu li metti nell'olio, ma fa niente. Comunque ho fatto questo condimento e poi ho spostato la pasta nella padella dove avevo appunto il condimento, ho mischiato tutto ed ecco la mia pasta. Invece come secondo mi sono mangiata 100 grammi di bieta e una scatoletta di tonno. Sembrerà una cosa assolutamente immangiabile, però in realtà mischiando il tutto alla fine è una cosa anche buonina, che ci sta per tappare un po' il buco. Sono sempre stata abituata a mangiare una cosa sola, però effettivamente aggiungendo quest'altra cosa riesco a tirare poi più o meno fino a cena, nonostante al pomeriggio mi conceda uno spuntino. Ovviamente al pomeriggio appunto mi sono preparata il mio spuntino, preparata tra virgolette perché in realtà l'ho comprato fatto finito. Lo spuntino di Yazio prevede per la mia dieta 73 calorie, il che sembra impossibile da soddisfare dato che io ho sempre una voglia matta di dolci per merenda e il frutto non mi soddisfa. Sono andata al supermercato a cercare qualcosa che potesse rientrare nelle mie 73 calorie, non ho trovato una vera e propria soluzione, sforo un pochino, però diciamo che reintegro con l'attività fisica che faccio successivamente o prima. Se voi fate attività fisica Yazio vi aumenta in automatico le calorie in base a quelle che avete bruciato facendo attività. Questo non è un metodo per eludere la sorveglianza, è un buon metodo quando vi volete togliere qualche sfizio. Sapete che voi dovete fare un tot di attività fisica di vario genere per potervi togliere quello sfizio. Come dicevo, ho sforato un pochino le calorie con questo pacchetto della Goulon di gallette di mais ricoperte di cioccolato fondente, assolutamente senza lattosio, e un brick di succo alla pesca. Ribadisco che questo tipo di alimentazione non va bene per tutti, è un tipo di alimentazione che mi sono scelta io, mi prendo ogni tipo di responsabilità per quanto riguarderà poi successivamente i risultati / gli effetti di questa dieta, che comunque ripeto io trovo sana in seguito a una serie di informazioni che mi sono state date da varie fonti. Mi sto trovando bene con Yazio, questo non è un video sponsorizzato, assolutamente no, però devo dire che io mi ci sto trovando bene, quindi è un'applicazione che volendo vi suggerisco. Però ripeto, se è la prima volta che vi approcciate a una dieta, non affidatevi ad applicazioni, siti, farlocchi, diete strane, cose del genere, affidatevi sempre agli esperti. Detto ciò, ditemi voi se come me siete a dieta, che metodo state utilizzando. Aspetto la vostra sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani 22 gennaio con il primo episodio del 2021 di Spreferiti di Jo. Invece il prossimo What Jo It's in a Day sarà il 21 aprile. Un bacione e ci vediamo prestissimo.